Ciao a tutti, voglio provare a fare con voi un trucco per le feste. Siccome ho letto che l'anno prossimo sarà l'anno del blu, volevo provare a fare un trucco sul blu, invece che il solito rosso oro natalizio. Intanto vi faccio vedere anche i miei prodotti preferiti dell'ultimo periodo. Inizio con il fondotinta. Questo qua di Wycon che mi sta piacendo veramente tanto. Forse è la seconda volta che trovo un fondotinta veramente che mi piace, che non mi dà fastidio, che riesco a tenere tutto il giorno, dopo quello che avevo mostrato tempo fa di Revolution. E poi questo packaging qui mi piace un sacco. E credo proprio che pian piano usandolo nella parte sotto viene su e così non si spreca alla fine neanche una goccia, perché immagino che arriverà fino a qua sopra. Ma comunque non escludo di quando dovessi passare da qui, da Wycon, di riprenderlo, perché veramente mi ci sto trovando bene. Vedete, se schiaccio c'è la quantità giusta. Mi piace proprio. È una giornata veramente brutta. Adesso c'è anche il vento, oltre che piovere. Proprio veramente un tinta perfetto. Anche il profumo è delicato, che a volte sono un po' fastidiosi, hanno delle profumazioni che non mi piacciono. Questo invece è proprio buono da tutti i punti di vista. Poi copre insomma il necessario, quello che serve a me è sufficiente. Non ho neanche bisogno del correttore, in fin dei conti. Stamattina è l'ultimo giorno, ormai più. Devo registrare un po' di video prima di chiudere l'anno, perché dopo avrò tutti a casa. E quindi sicuramente non riuscirò a trovare uno spazio per me. E questo brufolino ancora che si vede, anche qua ne ho un altro. Devo metterne ancora un goccino. Vedete che non è neanche male. Sì, non ha una copertura alta questo fondotinta, però è quello che, cioè, per me è sufficiente. E comunque riesce a togliere eventuali discromie e poi vedo che anche riduce i pori. Abbastanza levigante. Poi, sì, pian piano viene su questa parte qua. Bello, veramente bello. Poi, altra cosa che sto usando da quando l'ho comprato sempre, questa palette di Hourglass, che effettivamente ha delle polveri veramente super. E io uso la banana nel contorno occhi, poi anche queste polveri qui sono buonissime, noto proprio come sono levigante. Come al solito io trucco prima il viso, poi gli occhi, non mi viene il contrario. Sarebbe meglio il contrario, non sapendo bene che tipo di ombretti andrò ad usare. Adesso uso questa qua, la cipria, sotto al viso.
vabbè, oramai vado avanti col viso. Questa che la uso per fare, diciamo, contouring, vabbè, che in realtà non è che sia proprio contouring, però insomma per fare un po' di sfumature. Così. Va bene. Non si vede, no? Poi io veramente la uso tutta questa, perché poi uso il blush o questo, anche tutte e due, uno è più luminoso, uno un po' meno, però vanno comunque bene. Questo qui lo mettiamo un po' anche qua. Quindi poi posso mettere il blush, magari questo qui. Ecco, ok. Ciglia. Voglio usare questa palette di Revolution Pro, che è questa che ha questi ombretti tutti sul blu. Questa qua. Allora. Oh, inizio a mettere questo qui. Spero che non venga una macchia, perché ho notato che in video quando uso i colori blu non so perché si vedono meno sfumati, si vedono più macchia. Che giornate brutte, mamma mia, sta settimana pioggia tutti i giorni. Che fatica. Ho provato a registrare un video ieri, ma credo che non, cioè che lo butterò nel cestino perché veramente c'era una luce pessima. Delicato, eh? Non è scriventissimo, ma meglio così perché io trovo che i blu si faccia fatica a sfumarli quando sono troppo pigmentati.
Devo dire che non è per niente polveroso questo ombretto, anche se sto insistendo. Però direi che pian piano si riesce proprio a intensificarlo come si vuole. Eh sì, ho letto che sarà l'anno del blu l'anno prossimo, quindi chissà quali collezioni primaverili estive tireranno fuori tutti quanti. Spero che non si veda macchia, non mi sembra però. Vado a fare niente di complicato come al solito perché sapete che non sono capace di fare quei trucchi particolari. Andiamo sempre sul semplice. Adesso voglio mettere questo bianco qua. Direi che si vede. Non male. Poi sicuramente lo mettiamo anche qua. Guarda che roba. Bello questo ombretto, bellissimo. Messo più da una parte che dall'altra. Mettiamo ancora un po'. Che bello. Che luce. Bellissimo. L'ho messo uguale? Mi sembra di sì. Bello veramente questo. Bello. Allora, poi voglio mettere un pochino di questo blu scuro. Un po' più, no, aspettate. Questo è quello scuro scuro, questo qua, nell'angolo esterno. Guardate questo quanto è pigmentato. Bello, questo è bello. Si vede proprio con blu. Quello di prima sembra quasi un grigio, questo invece è proprio blu. Bellissimo. Molto bello questo qua. Se riesco ad allungare un pochino l'occhio. Andiamo.
Adesso, sperando di non fare un disastro, voglio mettere un po' di questo qua di Kiko, che è il numero 44, per fare una base un pochino appiccicosa. Anche questo è un blu bellissimo. Consumo appena appena. Così. E poi voglio andare a mettere questi glitter di Wycon, che sono veramente troppo belli, e se non li uso adesso per le feste, quando li uso? Allora, delicatamente lo prendo e lo metto qua al centro. Guardate, bello, è troppo bello. Bellissimo. Questo veramente lo userei tutti i giorni, ma come si fa ad andare in giro così? Non si può andare in giro così di giorno. Però è troppo bello. Immagino che su una palpebra più grande della mia e non così cadente deve essere ancora più bello. Io non so se si vede la luminosità, ma è incredibile. Penso anche che basti così. Vedete, a me si un po' si sposta su nella piega, però comunque, cioè. Veramente bello. Ma poi rimane proprio dove lo metti, cioè quella è la cosa incredibile, che rimane lì. Ma se anche dovesse cadere qualche glitter sul viso, a Natale o a Capodanno ce lo possiamo permettere. Aggiungere solo un pochino di quel bianco luminoso di prima. Così qua. Metto anche un pochino più sotto, mi sposto un po' verso l'esterno. Ecco, ora se potete permettervi di mettere una bella riga di eyeliner, secondo me è perfetto. Io non lo metto perché se metto l'eyeliner vedete che non si vedrebbe più niente, quindi devo lasciarlo così. Così. Vabbè, la matita, ma ne avevo già messa un po' prima. Ecco, magari sfumo un po' sotto con il mio pennello adorato. Visto che un pochino, non so perché sta sbavando, questa matita di solito non lo fa, ma come vi dicevo,
sempre gli occhi un po' umidi in questo periodo e non mi sono ancora deciso a prendere un collirio. Ecco. Cosa manca? Il mascara. E allora, prendiamo quello che ho qua, questo qua di Kiko, che mi piace. Penso che per avere un'aderenza migliore dei glitter si può usare anche una colla, magari giusto per l'occasione festiva. Anche se comunque su questi ombretti cremosi si attaccano bene i glitter, però magari qualcuno cade, quindi se vi dà fastidio con la colla penso che si riduca ancora meno la caduta di qualche glitterino. Anche questo mascara comunque mi piace, guardate che ciglia che fa. Ma credo che non ne metterò più. Penso che possa andare. Comunque molto bello. Mettiamo anche sotto. Io aggiungerei ancora un po' di blush, appena appena, magari metto questo luminoso. No, ho sbagliato pennello. Mettiamo questo luminoso. È vero, l'illuminante. Vediamo se ho un illuminante. Sì, dovrei avere anche quello di Wacom. Sì, proprio questo, in questa bellissima palettina. Quindi mettiamo questo. Eh sì, per le feste con tutti questi glitter un po' di illuminante ci vuole. Che finisca questo anno sciagurato, mamma mia, ho avuto tanti di quei problemi. Veramente spero che sia finita questa fase negativa. Anche questo illuminante non è male. Sono più luminosa, direi di sì. Ok. Poi alla fine non sarà niente di eccezionale questo trucco, però secondo me è carino. L'ultimo tocco rossetto, secondo me su questo trucco ci sta bene il rossetto rosso, ma io voglio usare questo qua di Kiko. Questo mi pare che era nel cofanetto. Con i due rossetti e quello in stick e quello liquido, che è questo super matte. Ci vorrebbe una matita, adesso non ce l'ho la matita, per fare una cosa un po' più rifinita.
bello. Perché penso che con tutti questi glitter sugli occhi un rossetto glitterato non ci sia tanto, o troppo scintillante, forse è meglio uno più matte. Che profumo che ha questo rossetto? Profumo di biscotti proprio. Questi rossetti sono super matte. Comunque meglio usare una matita quando sono così intensi, che sennò vedete che non è proprio perfetto il contorno labbra. Vabbè, insomma, anche se non è proprio perfetto, non è un rosso troppo chiaro, è quasi un mattone, un rosso mattone, non so, lo vedo abbastanza spento, però secondo me ci sta bene su questo trucco, che ne dite? Più di così non voglio, perché poi se vado fuori dai bordi non mi piace, quindi lo lasciamo così. Mi sembra bello, mi sembra che stia bene. Mi sembra di aver fatto tutti i passaggi, di non aver saltato niente. Spero che vi piaccia. Ok, spero che il risultato vi piaccia, di essere stata abbastanza brava. Insomma, niente di così strepitoso, però insomma mi sembra carino. E niente, quindi io adesso penso che registrerò qualche altro video, quindi se mi vedete ancora così è per questo motivo, sono già pronta, quindi poi magari vado a fare la spesa così, no, forse no, penso che con tutti questi glitter forse è meglio di no, troppo da festa. Va bene, io vi aspetto al prossimo video, come sempre, mi raccomando non mancate, vi mando un bacio, ciao!